是啊，来捉你。穷途末路，尚有一饮入喉，如何？但。Per chi non avesse mai sentito parlare, Werewind's Myth è un mastodontico action RPG dello studio cinese Everstone Games, edito NetEase. Sgombriamo quindi subito il campo da dubbi inerenti all'ambizione e l'imponenza del progetto. La beta, che permetteva di esplorare solamente una regione della mappa, necessitava obbligatoriamente di un SSD con ben 100 giga di spazio, e per l'occasione lo studio ha utilizzato un motore grafico proprietario veramente notevole. L'impatto iniziale è senz'altro di grande effetto. Al netto di un interminabile caricamento dovuto alla compilazione degli shaders, pronti via e partenza a razzo, con un video introduttivo che seriamente non ci fa nemmeno intuire che in realtà stiamo già giocando. La scena preliminare sciorina senza soluzione di continuità i punti di forza del titolo. Impossibile non ammirare il lavoro immane compiuto dal motore grafico, e durante la galoppata iniziale già si fantastica di partecipare ad un gioco con elementi presi dai migliori esponenti videoludici degli ultimi anni. Anche il tutorial iniziale è spaziale, dettagliatissimo e denso di video per ogni informazione, come solo forse Street Fighter 6 può vantare di essere e fare. Chi gioca si trova a impersonare il bimbo tenuto in braccio dal combattente che sembrava il protagonista iniziale, ed il nostro sogno è quello di imparare tutte le 8 arti marziali più famose e diventare un avventuriero. Subito il gioco ci para di fronte ad un editor del personaggio dettagliato in maniera impressionante, e dalla scelta anche casuale di alcuni attributi diversi da quelli dei classici RPG e molto più poetici. Lo stesso soverchiante effetto ci viene restituito dal menu di gioco, estremamente articolato e ramificato, che ci fa intuire immediatamente la profondità del prodotto, che costituisce sia un indubitabile pregio, sia uno spauracchio per giocatori e giocatrici meno avvezzi agli RPG e più votate e votati all'immediatezza del gameplay. Essendo definito dagli sviluppatori, nel sito ufficiale, come un action RPG, definizione alquanto limitativa e un po' fuorviante, uno degli elementi fondamentali che interessa il possibile fruitore o fruitrice interessata e interessato al gioco è senz'altro il combat system. Ebbene, senza indugi possiamo affermare che esso costituisce un assoluto punto di forza. Lo stesso presenta elementi mutuati da Sekiro Shadows Die Twice, quali il contrattacco in risposta alla parata, che effettuata con il giusto tempismo toglie un po' di equilibrio e di postura all'avversario, ma addirittura il posizionamento dei tasti principali, salto, colpo, parata e spostamento. Per i cultori di Sekiro viene quindi facile passare da un titolo all'altro, però le analogie finiscono qui, sia perché non c'è paragone tra le difficoltà dei due giochi, Werewind's Myth è infatti molto meno punitivo anche a livello più difficile, sia perché il titolo cinese permette di deflettere i colpi più potenti, conferendo una breve finestra di contrattacco senza difese mediante la pressione di una croce direzionale indicata a video, nonché di utilizzare le cast abilities tenendo premuto R2. È possibile, con l'andare avanti nel gioco, utilizzare anche l'arco ed innumerevoli armi e tecniche di arti marziali ispirate al mondo animale. In definitiva, il combat system è facile da assimilare e si dimostra molto gradevole ed avvincente anche alla lunga, pur non raggiungendo la profondità e non richiedendo la certosina precisione del maestro Sekiro. D'altronde, queste caratteristiche avvicinano giocatrice e giocatore medio e rendono evidente di non essere al cospetto di un vero e proprio Souls-like. Non è facile definire il gameplay di Werewind's Myth, in quanto il gioco in questione è nei fatti un po' restio ad essere inquadrato dai canonici archetipi. È un adventure game, un action RPG, un Souls, un open world? Nessuno di questi, ma anche forse un po' di tutti. Sembra quasi il tentativo di voler creare il gioco definitivo, una summa di tutti i generi, che prende il meglio di ognuno di essi e anche dai migliori giochi degli ultimi anni. Ebbene, un po' come fanno i nani sulle spalle dei giganti, il team è riuscito effettivamente a vedere più lontano, amalgamando il tutto sapientemente. L'RPG che Werewind's Myth ricorda di più, a nostro parere, è Zelda Tears of the Kingdom, ma si respirano citazioni e similitudini anche con Elden Ring, nella mappa e nel modo di farmare. Con Red Dead Redemption è possibile infatti appropriarsi dei cavalli degli NPC, ma attenti a non essere arrestati, con Sekiro per la parte del combat system, con Ghost of Tsushima per l'ambientazione, con Assassin's Creed per l'indicatore delle quest e degli obiettivi, ma ancora con Tomb Raider per i puzzle ambientali, con Genshin Impact per i menu e una parte della struttura di gioco, insomma l'elenco potrebbe davvero continuare. Accanto all'implementazione di caratteristiche già viste nei giochi più mainstream e più in voga, coesistono però altri elementi peculiari, quali le numerose quest, grazie alle quali si apprendono le abilità che faranno crescere il personaggio in maniera gratificante, ma anche i minigiochi con i personaggi
personaggi non giocanti e ovviamente la filosofia e la saggezza dell'antica Cina che permeano tutto il mondo di gioco, nel quale, andando avanti, si deve scegliere a quali valori votarsi. Sul versante open world va rimarcato che le attività da compiere sono sempre segnalate sulla mappa e che girovagare all'interno della stessa non lascia mai un senso di vuoto, grazie alla densità del mondo da esplorare, che seppur immenso non comprende fastidiose zone vuote. Inoltre i brevi spostamenti, effettuabili correndo, a cavallo, saltando o quasi volando utilizzando un'abilità inizialmente non presente, sono ripagati dall'ammaliante bellezza dei paesaggi, veramente notevole. Sono poi disponibili delle pietre che fungono da checkpoint e da trasporto immediato nella mappa, fornendo nuove fiaschette curative, ma anche altre che hanno la stessa funzione delle statue di Marika, permettendo il rientro in partita nei paraggi in caso di morte. È anche possibile trovare dei messaggi di altri giocatori e giocatrici con i classici suggerimenti o depistaggi, così come nei giochi di From Software. Vi sono inoltre puzzle ambientali da risolvere e quest di vario tipo, il tutto condito con una grafica veramente ammaliante e da musiche molto rilassanti. Pur non facendosi mancare niente, il risultato finale appare un mondo semplicemente immenso e vario in cui è bello immergersi, aiutato, come detto, dalla potenza dei dettagli grafici. Infine, è presente il multiplayer, anche se nella beta andava sbloccato e non è stato possibile trovare altri giocatori, ma a giudicare dal menu si dovrebbe poter giocare in compagnia di altri utenti da ogni dove, sia nell'open world che in attività specifiche come i raid. L'altra faccia della medaglia è rappresentata da voler mettere troppa carne al fuoco. Sviscerare il gioco in ogni suo aspetto, a giudicare dalla vastità dei menu, dal numero di abilità attive e passive e dalla grandezza della mappa provata, promette di richiedere una quantità di ore devastante, ed in tutto ciò il rischio di noia, a causa della quantità di quest, attività e interazione con gli NPC, è veramente alto, tanto da presentarsi anche sul finale della prova di questa beta. All'inizio è impossibile annoiarsi, tante sono le cose da fare e da imparare, ma alla lunga gli innumerevoli dialoghi possono stancare. Questo perché la lore del gioco, sebbene l'atmosfera sia meravigliosa e mistica, non è affatto chiara. In particolare i dialoghi con gli NPC, presenti ad ogni piede sospinto, che dovrebbero far immedesimare nel mondo e spiegare cosa stia succedendo e cosa è opportuno fare, si rivelano un po' confusionari e troppo lunghi. Sotto questo aspetto poteva essere fatto di meglio, ed è un peccato perché i filmati sono di ottima qualità ed il potenziale c'è come. A questo proposito speriamo proprio che venga fatto uno sforzo di localizzazione, perché spesso i poco avvezzi al mandarino non trovano facile riuscire a leggere e tradurre i lunghissimi dialoghi, mentre magari si viene attaccati da più fronti contemporaneamente. Il parlato in italiano sarebbe un sogno che aumenterebbe non di poco il coinvolgimento globale. Anche l'inventario, come il resto del menu, non è propriamente immediato, per usare un eufemismo, e tutta questa ridondanza di abilità e di oggetti stride un po' con l'immediatezza del combat system e con la densità dell'open world. Non è facile miscelare sapientemente tutti gli elementi di cui il gioco è stato infarcito, e trasformare le opportunità in eccessiva complessità è un passo minimo, al di là della linea del perfetto equilibrio, ma il responso sul gioco allo stato attuale rischia di essere approssimativo o imprudente. La versione definitiva potrebbe essere un capolavoro come una grande occasione mancata, e tale valutazione potrebbe divergere da giocatore a giocatore come non mai. Per tirare le somme, diciamo solo che sarebbe uno spreco annegare nelle ripetizioni ridondanti, nell'eccessiva complessità e nella trama confusionaria un lavoro grafico ed un combat system così ben eseguiti che fanno da cornice e da punto di forza di un'ambientazione molto interessante. Per chiudere, in assenza di una data precisa di uscita o magari quella di una nuova beta, non resta che attendere nuove notizie con somma curiosità.